Benvenuto Gianni Cuperlo del PD, buonasera, e Daniela Preziosi del Manifesto, buonasera, sempre Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, buonasera Nando. Buonasera. Allora, partiamo dai sondaggi. Cosa abbiamo domandato agli italiani questa settimana? Innanzitutto, se le misure che sono previste dalla manovra, in particolare reddito di cittadinanza, la quota 100, la pace fiscale e la flat tax per partite IVA, in realtà abbiano la copertura o meno, se ci siano i soldi per realizzare queste misure annunciate. Lo vediamo con il cartello 1, quasi un italiano su due, 48%, ritiene che non ci siano le risorse economiche per queste misure, 39% al contrario si dichiara fiducioso. Poi abbiamo chiesto se vanno d'accordo i due vice premier, quindi Di Maio e Salvini, sappiamo sono a capo di due partiti, due forze politiche con caratteristiche molto diverse, si sono presentati con un programma di governo, un contratto, lo vediamo col cartello 2, 59% pensa che l'alleanza sia destinata a durare, quindi due vanno d'accordo, 34% al contrario ritiene che l'alleanza sia destinata a rompersi presto. E poi abbiamo fatto una domanda sui possibili candidati o comunque sugli esponenti politici del PD, potrebbero avere, come dire, un ruolo di primo piano per la ripartenza del partito, e abbiamo chiesto quali sono tra i possibili leader quelli, diciamo, più gettonati da questo punto di vista. Cartello 3, lo vediamo sulla totalità degli elettori, in testa Paolo Gentiloni con l'11%, seguito da Nicola Zingaretti con il 9%, e poi Minniti e Renzi col 5% insieme a Calenda, e poi Boccia col 3%, però 61% non si esprime. Le risposte dell'elettorato di centrosinistra non sono diverse nella graduatoria, ma ovviamente nelle percentuali. Allora, Nando resta con noi, intanto Gianni Cuperlo, arriveremo naturalmente al PD, ma dopo questa manovra con chi si dovrà confrontare secondo lei il governo Conte? Con i mercati, con l'opposizione, con il consenso degli italiani, con chi? Un po' con tutte queste cose e soprattutto con il Paese. Perché questa è una manovra, forse ne avete parlato anche in precedenza, che sostanzialmente non parla a un pezzo del Paese che ha più bisogno, nonostante la campagna sul reddito di cittadinanza o sulla Fornero. Quelli che sono esclusi da questa manovra sono i giovani e un'idea di futuro di questo Paese. Non ne parla quasi nessuno, non so se l'avete fatto voi questa sera, 100 milioni di tagli alla scuola. E la scuola è l'investimento principale che dobbiamo fare in questo Paese. Si ricorda quel vecchio proverbio che dice, quel vecchio saggio popolare che dice: se vuoi aiutare qualcuno che ha bisogno, non dargli un pesce ma insegnali a pescare. Qui non soltanto danno mezzo pesce, ma gli spezzano la canna di modo che abbia difficoltà poi a pescare da solo. È iniziato l'anno scolastico, su 590.000 ragazzi, 14-18 anni, figli, nipoti di chi è qui, che frequenta la secondaria, 130.000 non completeranno il percorso di studi. È il 29% dei ragazzi che vanno nelle scuole secondarie della Campania, il 33% dei ragazzi della Sardegna. E questa manovra non ci mette un euro, anzi toglie delle risorse. Io penso che non sia tanto il governo del cambiamento, ma il governo che risponde, come diceva lei, ad una domanda di consenso nel Paese. Quanto durerà questa luna di miele? Vedo i sondaggi, c'è qui Pagnoncelli. Sì, non lo so quanto durerà questa luna di miele, però ho l'impressione, una netta impressione, che questa maggioranza stia facendo la luna di miele tra sé e sé, stia divorziando dagli italiani. Daniela Preziosi. Parliamo del congresso? Andiamo al dunque, allora. Andiamo al congresso, perché bisognerà fare un'opposizione a questa maggioranza. Sì, io le chiedo, lei è stato la rappresentante, anche candidato nel congresso, in due congressi fa del Partito Democratico. Sono soddisfazioni. Sono esperienze. E ancora ne porta i segni. No, le chiedo, ma che effetto le fa vedere Franceschini, Gentiloni, tutti quelli che erano stati renzianissimi oggi essere insieme a Zingaretti? Beh, io ho grande rispetto e stima per amicizia per Nicola Zingaretti. La domanda è abbastanza provocatoria. Lei si ricorda quel verso fantastico del maestro De André in Don Raffè, credo? Mi spiega che pensa e bevimo caffè. C'è stata una sinistra nel PD che in questi anni ha detto anche dei no, ha polemizzato con lealtà, secondo me, perché nel Partito Democratico siamo rimasti con delle scelte che forse hanno contribuito a portarci dal 40 al 18%. Io penso che quando si perde, come noi abbiamo perso, e una quota di responsabilità ricade su tutti, ma chi era al timone forse qualche responsabilità in più ce l'ha, è un atto di onestà politica e intellettuale riconoscere dove si è sbagliato, soprattutto per evitare di rifare quegli errori. Io
che ho contrastato alcune di quelle scelte, ogni tanto vengo avvicinato da qualcuno che quelle scelte le ha sostenute e che mi spiega che penso, e con l'aggravante che manco mi offre il caffè. Senta, lei sta con Zingaretti? Ma io, come ho appena detto, conosco Nicola da 30 anni, è un amico, una persona che stimo moltissimo, ha tenuto un evento, partecipato e riuscito qualche giorno fa. Mi colpiva però, non voglio eludere la risposta, gliela do. Ma mi colpiva quella tabellina che avete fatto vedere con il cartello 3, con i candidati potenziali o reali alla segreteria del PD. E che cosa colpisce, se me lo fa dire con una battuta rispettosissima verso tutti questi amici e compagni? Che momentaneamente non disponiamo di un Obama, ecco, che tutto sommato la situazione è tale che non abbiamo una candidatura naturale che si imponga su tutte le altre. E forse la ragione di questo è nel fatto che noi, dopo quello che è accaduto, dopo la valanga che ci è arrivata addosso, non dovremmo nemmeno pensare di fare un congresso fotocopia degli ultimi congressi, cioè partire dai nomi per poi appiccicare i nomi dei programmi o delle piattaforme. Io non cerco un candidato, io cerco una politica, io cerco una riscossa della sinistra. E la domanda che vorrei fosse rivolta alla sinistra del PD non è la sinistra del PD ma con chi sta, ma quale di questi candidati o altri candidati che dovessero affacciarsi condivide le scelte, le coerenze, le necessità che oggi noi abbiamo di fronte. Abbiamo perso per tante ragioni. Io vedo le luci e le ombre della stagione passata. Per me il congresso ha senso se noi chiudiamo la stagione che abbiamo alle spalle e ne apriamo una nuova, ma per aprirla devi dire anche quali sono stati i limiti, gli errori di prima e su cosa decidi di puntare. Questa chiarezza è necessaria. Nando Pagnoncelli, che fine hanno fatto quelli che avevano votato Partito Democratico al 40%? Ma in realtà dobbiamo ricordarci che col 40,8% per il 39% veniva da fuori dal PD, veniva dal centro, veniva dal centrodestra. Quindi in parte sono rientrati nel centrodestra, nell'area di centro, finché è esistita un'area di centro. Però se consideriamo quello che è avvenuto alle ultime elezioni, il flusso in uscita più copioso è andato verso l'astensione, cioè elettori del PD delusi che hanno deciso di non votare. Il secondo flusso è andato verso il Movimento 5 Stelle. 22% da una parte, 14% dall'altra. Quali di questi possono essere recuperati? Ma noi dobbiamo recuperare quelli che non hanno più avuto fiducia e speranza nella sinistra di questo paese e non solo di questo paese. Vede, il voto in Baviera l'altro giorno è interessante, è la conferma della crisi della socialdemocrazia tedesca, ma quell'impennata del consenso ai Verdi, mi permetto di dire, non credo sia frutto della preoccupazione sulle emissioni dell'anidride carbonica. Penso che sia un voto etico, un voto cercare di identità, la ricerca di una strada, sì. Tra gli errori di cui lei parla, anche adesso ha parlato, c'è la rottamazione, l'idea della rottamazione. Ora, non vorrei essere ancora provocatoria, ma il rottamatore che si è dimesso, cioè Renzi, ha scelto un dalemiano come suo candidato, che è Minniti. Cos'è, in qualche maniera, un riconoscimento di un proprio errore? Ma no, guardi, intanto io non ho mai amato il termine rottamazione. Non lo amo per le automobili. Possiedo una vecchia classe A di 19 anni, comprata usata di un anno, quindi il mio meccanico mi dice che se era per me l'industria automobilistica era già fallita. Ma tantomeno ho amato il termine rottamazione applicato agli umani. E quanto a Marco Minniti, io che ho espresso anche alcune riserve su alcune scelte che hanno caratterizzato l'azione di Minniti come ministro dell'interno nell'ultima stagione, riconosco in lui una totale autonomia, una personalità che certo non è etichettabile. Se si candiderà, lo sapremo nei prossimi giorni, condurrà la sua battaglia, credo, con lealtà e coerenza, come ha sempre fatto. Poi si può essere d'accordo o meno. Daniela Preziosa, una domanda per te invece. Chi ha più possibilità tra Zingaretti e Minniti, i nomi che vedevamo, di diventare segretario del PD? Al momento sulla carta Zingaretti, perché domenica scorsa la nomenclatura del Partito Democratico era tutta là, ma c'erano anche delle aree di gioventù e di sinistra. Io penso che un pezzo, per esempio, dei centri sociali gli stanno accanto. Insomma, ha messo insieme una ampia rete. A una rete molto grande e anche molto intelligente che ripensa il centro-sinistra. Però non è detto, perché Minniti è molto insidioso proprio su quell'elettorato. Io credo che sia stato scelto da Renzi proprio per questa ragione. Certo, il PD deve decidere comunque cosa farà da piccolo. Nando Pagnoncelli, questo è il titolo da Manifesto. Qual è il tratto di queste due candidature, le più forti, Zingaretti e Minniti?
Ma indubbiamente la concretezza per entrambi. Zingaretti viene da un'esperienza amministrativa ed è tuttora governatore del Lazio e ha un buon livello di consenso, l'abbiamo visto con i risultati elettorali. Minniti ha un grande pragmatismo e l'abbiamo visto all'opera come ministro degli interni, ha ottenuto, come dire, risultati importanti, ancorché non sempre riconosciuti da tutti gli elettori. Hanno dei bacini un po' diversi, però non dimentichiamo che allo stato attuale ci sono altri due candidati che potrebbero avere, come dire, qualche chance, potrebbero disperdere questo consenso. Non è affatto detto che si concentri solo su queste due figure, ammesso e non concesso che Minniti decida di scendere in campo. E qual è il tratto invece di Gentiloni per l'opinione pubblica? Beh, ha un profilo molto istituzionale, quindi è molto rassicurante. È molto apprezzato l'idea che parli poco ma agisca molto, che sia un uomo di buon senso, nel quale si riconosce una parte molto rilevante del Partito Democratico, inorgoglita anche per il fatto che, al di là del fatto che è stato Presidente del Consiglio, abbia rappresentato molto degnamente il nostro Paese sullo scacchiere internazionale. Cuperlo, li rivorrebbe D'Alema e Bersani nel PD? Ma io ho condiviso un pezzo importante della mia vita politica con D'Alema, con Bersani, con altri esponenti del PD che sono andati altrove. Penso che noi abbiamo l'obbligo, non la possibilità, ma l'obbligo di ricomporre un campo, un perimetro largo che va al di là delle singole personalità, tutte rispettabili, e deve mettere una sinistra in grado di essere competitiva. Nessuno credo se lo ricorda, se non gli studiosi della politica francese, ma nel 1971, dopo una pesantissima sconfitta, il Partito Socialista Francese, con altre componenti e movimenti, tra cui quello di François Mitterrand, si riunì ad Épinay in uno storico congresso dove affrontò un tema che riguardava l'identità di quella forza, di quel movimento, e mise in campo una proposta nuova. Qualche anno dopo François Mitterrand era il Presidente della Repubblica Francese. Daniela Preziosi, è una coperta anche corta, no? Magari rientra Bersani ma esce Renzi. Certo, esatto, era proprio lì che dobbiamo arrivare. Voi potete stare, lei, con le idee che esprime, può stare nello stesso partito di chi dice che chi ha bisogno di un reddito di sostegno è un fannullone? No, penso che chi dice che chi ha bisogno di un reddito di sostegno è un fannullone sbagli clamorosamente. E cioè Renzi. Ma sbaglia clamorosamente, nel senso che può sbagliare anche Renzi, naturalmente. Mi è capitato di dirlo ogni tanto. Quindi. Sì. Ma sbaglia no, perché. Renzi non l'ha presa bene. Renzi non la prendeva bene. No, sbaglia per una ragione semplice, elementare, che quando entravamo in una sezione del mio vecchio partito, il PC, ti spiegavano in modo semplice: quando cambia la condizione materiale di vita delle persone, in peggio, cambia prima di tutto il loro modo di pensare, cambia i loro sentimenti. E se tu sei la sinistra non puoi mai avere un atteggiamento di sufficienza nei confronti della dimensione del bisogno, dello star male delle persone. Devi ripartire da lì, devi condividere quella condizione. Gianni Cuperlo, grazie per essere stato con noi. Daniela Preziosi, grazie.